Come si chiama lei? Io Rosalba. Rosalba, è della Cattolica, Sì. deve fare la tesi Sì, sulle web TV, il fenomeno delle web TV. Perfetto, io sono pronto per l'intervista. Ok, una doppia intervista. Volevo sapere quando è nata, come è nata, perché è nata. Allora, è una delle più anziane, anch'io sono uno dei più anziani, ma la TV è nata nel 2003. Quando c'era ben poco, YouTube cominciava in quel momento a fare qualcosa. Non era nemmeno di Google all'epoca. No, no, beh, ma c'era per modo di dire, nel 2003. Niente, io ho sempre lavorato sul montaggio dei video, facevo cose per la famiglia oppure così via. A un certo punto, nel 2003, c'era una TV Street, non so se ricorda sì, quelle di quelle che strada. Si vedevano a 200 metri al massimo, no? E allora mi ero messo d'accordo con questo amico di fare delle riprese di sport, in special modo di basket. C'è una squadra locale un qui. Un locale, prima era in Serie B, adesso è in Serie C, vabbè comunque. Era una squadra locale. E rimanevo molto deluso perché io a casa non la vedevo mai questa partita. Facevo le riprese, gliele davo a questo amico e lui mi mandava in onda. Ma poi ho scoperto che neanche al primo piano si vedevano della sua casa, per cui non si vedevano mai. Ho preso un quarto di partita e ho cominciato a trafficare, perché noi ho fatto un sito con publisher, proprio una cosa fuori posto, e ho messo su sto video, e poi l'ho detto a qualcuno, lo dico, 10 persone hanno guardato, ho messo il contatore, 10 persone, che bello allora. E allora quando sono andato a vendere l'anno successivo, ho detto, guardate, che si vede su internet 70 persone, tantissime sono, ho cominciato così. Poi dopo ho smesso, perché quella ha smesso, perché in effetti non funzionava la faccenda, e io sono andato per conto mio. Inizialmente ero da solo, poi siamo diventati in tre, adesso sono da solo più metà cittadinanza di Saronno, perché tutti quanti si prestano a fare, fanno loro le interviste, io e li prendo, le passano... prego qualcuno competente che sa fare, certo. E faccio le interviste così. Adesso noi abbiamo, poi siamo andati avanti, abbiamo cambiato, poi siamo stati fortunatissimi perché nel 2005 o 2006 c'era uno studente come lei che doveva fare... Bussini. Ah, ok. La conosce? No, no, ho letto, mi sono fermata prima di venire qui. Mario Bussini, che doveva fare la tesi no, con un programma per web TV. Se vuole gliela faccio anche vedere. Calliope. Per curiosità. Calliope. Ecco, dopo questo è successo un fatto abbastanza... C'è stato il Sole 24 Ore, che ha fatto un bel articolo, parlando male, dicendo... Però ha fatto l'articolo Sole 24 male? Ore. No, male nel senso... non male della Web TV, ma insomma da come era congegnata la cosa, così... Ma della vostra? Della nostra, sì, perché no, il Sole 24 Ore è stato sempre un giornale che prevedeva il futuro Web certo. TV, No, no, certo. E di fatto è stato il Coletti che lei conosce. Sì. L'ha scritto lui l'articolo. Sì, l'ha scritto lui. È stato il secondo o terzo articolo che ha scritto della serie, poi ho continuato a farli. Certo, ora è poi, come è successo ancora nel... Allora, dopo questo è successa una cosa strana. È cominciato a diventare 200, 300, 400 al giorno, 500, 600 visite però, No, perché quelli che salgono non tutti guardano se c'è qualcosa che interessa, certo, e poi scappano. Per cui adesso siamo su 1000 visite al giorno, però sono tante. Sono buonissime. Vanno, è diventato questa rete, insomma c'è su tutto, quasi 10 anni, c'è su 10 anni di video, sono 2500 ore di filmati, una cosa che penso che nessuno ci abbia un archivio e così via. Anche perché credo che sia stata una delle prime. È stata una delle prime. E difatti qui a Saronno probabilmente è il più grosso archivio video che esista, perché io andavamo anche a tampinare le persone di una certa età per farci raccontare una storia e così via, e è diventata una cosa abbastanza interessante. Ogni tanto mi chiedono dei video, glieli do perché pare che si possono scaricare quasi tutti, si schiaccia, si scaricano, ma proprio li do in formato, perché io ho l'archivio regolare, cioè nel senso in formato, adesso lo faccio in alta definizione perché è più bello, cioè si riesce a montare certo. Ma c'ho tutti i nastri, tutte le cose, di tutto via. Niente, poi cosa è successo è l'importante. Ho vinto il primo Teletopo come
E che tipo, miglior microonde, eh? Che quale categoria? Informativa. Ah, ok. E in che anno? Oh, ma gli anni... 2009. Ok, era il primo anno che facevano... Che davano il teletopo, prima facevano dei premi così, ma... Certo. Primo anno... Alla Iulm, e mi ha premiato il... L'ho visto oggi in televisione, il direttore di Rai 4. A Freccero. Allora, che altro devo dirgli poi? Se vuole comincio io a farle... Ah sì, perché sennò magari che io continuo a parlare... No, lei va... Cioè, allora, volevo sapere... Sì. Avevo letto che comunque l'idea di questa web TV era nata anche per il fatto che il telegiornale non ci fossero degli emittenti locali che si occupassero di questa zona. Sì. Fosse, diciamo, un attimo emarginata. Sì, in effetti non c'è. C'è una rete 55 di Varese che... ogni tanto fa qualcosa in Saronno. Comunque Varese appartiene, è sotto qui la è provincia di Varese. Saronno, provincia di Varese. Sì, ma diciamo che questa, noi facciamo, in questo momento siamo fermi, cominciamo oggi, facciamo 5-6 video alla settimana. Okay. Non è che facciamo, facciamo delle cose. E qui a Saronno abbiamo, insomma, c'è stato un buon riconoscimento, cioè, comune. Mm-hmm. Ho visto che c'è anche fra i partner il comune. Sì, 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 sì. Siamo okay. Scambiati con le lettere ufficiali. Ah, ok. Sì, sì, perfetto. Quindi comunque è nata prima via cavo. Cioè, sì, però la prima non era via cavo, no. No, era via etere. Ah. Si chiamavano allora Telestreet. Ma non funzionava in effetti. Ma era una sperimentazione, in realtà non è. Ma poi non era mia. Non era Piero da... Io ho cominciato quando ho visto che i miei filmati non li vedevo, cioè. Okay. Non li ho trasmessi, come trasmessi, non si è visto niente. Okay. Allora ho cominciato proprio da solo. Su internet. Okay. Sì, nel 2003. Quindi va bene. Volevo sapere se hanno altre persone hanno contribuito alla fondazione. No, la fondazione l'ho fatta io. Okay. Poi si sono aggiunte due persone, uh-huh. E uno è Giuliano Conti, okay. E l'altro è Pierluigi, fugge il nome. Lei Teresa il nome? Imperiale. Okay, Imperiale. Pierluigi Imperiale. Giuliano Conti. Come? Giuliano Conti. Conti. E? E Pierluigi Imperiale. Ma attualmente continuano a collaborare? Questi due no, altri che successivamente a questo c'è Mauro Busnelli. Che è il ragazzo della tesi, no. Della? Della tesi. No, quell'altro... È un altro Mauro. Quell'altro ha cessato completamente. Non è neanche questo, Ah, ok. Questo si chiama... Mauro... No, ok. Buscini. Era... Questo Mauro... qua è Mauro Busnelli. Okay. Che lui prima mi ha fatto delle bellissime, delle annate di telecronache, interviste. Adesso facciamo solo insieme delle interviste. Cioè andiamo... Per esempio, stavo facendo l'esempio dei politici. Lui in questo momento si sta un po' mettendo in questo campo. Ok. Bene. Busnelli si chiama. Ok. Se lei vuole avere idea di chi ha partecipato, un certo anno ho deciso di mettere sopra tutti i nomi. Non ho capito, puoi ripetere. Se lei interessa sapere chi ha partecipato in tutto questo periodo, anni. Giusto per sapere magari le persone che hanno una voce in capitolo se maggiore. Se lei va sul sito e guarda Fotogallery, sì, l'ha data. No, c'è scritto noi di Piero da Saronno dell'anno, proprio mi sono stufato, non l'ho fatto più. Okay. E ci sono le fotografie, quasi tutte, non tutte, di quell'anno lì, della gente che ha fatto per conto di Piero da Saronno o le riprese, perché qualcuno ci fa fare le riprese anche. Io il 90% le faccio io. 10% ore fa qualcun altro. Ci sono. Ma chi si è mantenuto negli anni, diciamo? Mantenuto Mauro Busnelli. Ok, perfetto. Sì. Invece Giuliano Conti? Si trova a Rovellasco, non abita più qui. Ah, ok. E per lui ci si è stufato e basta. Quindi soltanto Mauro è rimasto, perfetto. Sì.
Quindi che tipo di web TV è una TV? Una TV generalista. 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 Ok. Facciamo tanto sport, quando c'è la stagione. Siamo i detentori di un filmato specialissimo. Ovvero? Che quando l'ho detto alla Tortora che esisteva, alla Silvia Tortora che mi ha intervistato una volta, gli ho detto questo nome, è rimasto lì. Noi abbiamo tutti i video di un campionato di Chukball, che è il primo campionato italiano. Questi di Saronno sono campioni d'Italia. Ah! Sì. Non lo sapevo. È uno sport, non lo conosce nessuno. No. La Silvia Tortora, quando l'ho incontrata, che appunto ha fatto la prima intervista, mi ha detto, oh, come sai, mi ha preso nota di tutti, fra 10 anni anche la RAI ci arriverà. Ah, mi spiega in due... Cos'è il Chukball? Sì. Chukball, a parte che c'è un palisetto di Chukball, se vuol vedere, sai che sono i palisetti? Sì. Poi dice, prendete la storia, perché il Chukball è una specie di pallavolo con due reti, tese, cioè non fatte per accogliere la palla ma per respingere. Ecco, e le due reti vengono usate da tutte e due le squadre, cioè una squadra o l'altra può fare il punto di una rete qualsiasi di queste. Come si fa il punto? Si lancia sta palla, rimbalza e non deve essere presa dagli avversari. Inizialmente era una cosa un po', diciamo, poco godibile visivamente, sono diventati tutti atleti, fanno dei salti che lei non ha idea, per lanciare la palla, ci sono delle fotografie bellissime in giro. Niente, questo è, penso. Quindi che voi nel palinsesto sport vi occupate di questo? Di sport. Sì, sì. Ma il Chukball l'abbiamo portato avanti noi, siamo andati una volta quando ancora giocavano a scuola, al liceo, io e un ragazzo, c'era quel tempo, abbiamo fatto un po' di interviste, c'è stata la presidente di questa squadra, che è la professoressa di ginnastica, che adesso insegna la cattolica, possibile, possibile, o la cattolica o la statale, non so, insegna Chukball, eh? Ah, sì, adesso io uno non sport so... riconosciuto a tutti gli effetti. Sì, è riconosciuto. Bene, bene. E volevo sapere se fate anche servizi di watchdog, cioè di giornalismo di denuncia, se no, a... non le facciamo. Okay. È stata una cosa che fin dall'inizio ho detto non lo facciamo. Okay. Lei per avere idea di quello che facciamo, lei si guarda in fondo, in fondo alla prima pagina, c'è la nostra mission. Sì, sì, io... Alla quale siamo fedeli. Siamo fedeli. Io ho già visto che comunque siete una web TV amatoriale, non è entrato, ok. E non abbiamo sponsor. Ok. Volevo sapere, lei si occupa, già me l'ha accennato, delle riprese, del montaggio, di tutto, o... Allora, qui in questo stesso palazzo c'è uno che c'ha un po' da anni meno di me, che è un mago nel montaggio. Quando c'è qualcosa che non riesco a sistemare e così via, interviene lui. Ok. Ecco, è bravissimo. Insegna montaggio questo, in due università della terza età. Insegna montaggio video, per cui qualsiasi cosa ho bisogno, ho l'appoggio. Ma altrimenti se altrimenti lo faccio io, faccio il montaggio, la codifica, la messa in rete, tutto. Ok, perfetto. E i costi, le spese sono molto alte? Diciamo, saranno come andare a iscriversi al golf, no? Invece di andare a giocare a golf. Certo. Ecco, qualche migliaia di euro. Ok, ma... Ma perché non è che... Perché ad esempio con questa non compro più neanche i nastri. È che col tempo devi cambiare una cosa e cambiare l'altra. Certo, poi escono comunque... Comunque si parla... Io ho avuto 7 telecamere, adesso ce ne ho 3. Dire che 4 ne sono andate. 7 vuol dire quasi una all'anno solamente telecamera. Ecco, per cui fai che cacco. Prima avevo delle spese, adesso delle altre. Poi anche perché tutti i filmati si trovano sul mio sito. Sì. Io ho fatto un'altra cosa, dopo vi spiego cosa ho fatto ultimamente, perché il sito si vede unicamente con l'Explorer. Non so se l'hanno. Sì, sì, questo l'avevo letto anche. Ecco, esiste un sito parallelo, che lo vedono anche con i telefonini, può vedere anche sul suo telefonino, lo vedo. Questo l'avevo letto sul sito che era, sì, era raccomandata. Ecco. Abbiamo fatto un record, abbiamo raggiunto i 2
milioni di visitatori dal 2005 ad oggi. E poi a Quando era volare. in ferie è arrivato a 2 milioni, fa 1.000 al giorno, per cui. Poi avevo letto che hai visitato il sito anche da 22 paesi, giusto? Di più? Ah, di più. Questo, vabbè, è aggiornato Era al 2000. sì, Sì. 22. Dove l'ha trovato quel Sul 22? libro di colletti. Ah, ha letto quel libro là, Sì, 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 sì. sì. No, Ma ne ha ecco. parlato anche, se le interessa, perché poi di lì è nato tutto comunque, ancora prima di Colletti, il giornale ufficiale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia. Di Piero Salomone. Sì, glielo faccio vedere. Sì, però soltanto la fotocopia, perché ora le E spiego. te che ha parlato di Piero Salomone? Perché ha fatto. Allora, ora le Non è che spiego. volevo denunciare che non sono giornalista. No, ha parlato bene. Faccio Ora. la fotocopia, posso farla Eh sì, anch'io? però è soltanto una fotocopia praticamente. Qui c'è scritto il nome del giornale. Ora le spiego perché, come sono arrivata alle World TV. Il professore mi ha proposto questo argomento, mi ha fatto vedere un attimo il suo giornale dell'Ordine dei giornalisti. Poi ho visto. Poi di lì mi sono informata. Comunque, questo è l'articolo. Un attimo, se vedo se da questa parte. E cosa dici? Me lo regala lei, perché Sì. dopo me la fa fare la fotocopia Certo, comunque. certo. Provincia terra promessa del web è il titolo, però poi ovviamente Sì. parla di altre storie emblematiche, quelle nate in provincia, come quella andata in rete fin dal 2004 in una zona dell'Alto Milanese che non è ancora Brianza, equidistante da Varese e da Milano e che risponde al nome di www.pierodasaronno.it. IT e U, sbagliato. Ma fanno tanti errori, cioè nel Sì, senso. vabbè, ma No, tanto no, anche perché. se uno scrive it, va a Va, finire su sì. EU, no, non lo Sì, no, completa. vabbè. E anche altra TV. Qui scrivono altra.tv, invece è altratv.tv. TV. Ah, Quindi, vabbè, vabbè, sì. Vabbè, anche se è dei gio è dell'otto. vabbè, non ho visto questo, perché io sono No, abbonato ma a questo è. Google. Ma questa è una cosa. Però se vuole, se va sul sito dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, che si chiama ODG. Ordine dei. ODG della Lombardia, vabbè. Poi magari l'aiuto a cercarlo. Si può scaricare. Io ho trovato quello del mese passato, no? Penso che si possano scaricare poi tutti, perché mi serviva per la bibliografia, Ho perché ho inserito una capito. cosa. Ok, il Piero da Saronno è un certo Piero Bellini, pensionato, ex impiegato di banca, appassionato di sport, che un bel giorno, visto che la RAI regionale ha sempre snobbato il saronnese, come fosse né zuppa né pan bagnato, ha deciso di far da sé e con altri amici pensionati ha messo in piedi la sua TV online, anzi on the road. Sì, perché gli studi televisivi sono nel salotto di casa. Oh, e non sono nel salotto, sono di là quando c'è qualcosa. Metto un telo dietro di quelli color verde. Poi me lo fai vedere per Lo cui. vi, non è appeso. Ah, non c'è. No, è lì, lo faccio vedere cos'è. Telo verde, faccio sedere la persona lì e la faccio parlare. Dopo dico, ma dove vuoi ambientarla? Ai giardini, ecco. Faccio il filmato e glielo metto di dietro, invece del telo verde, sì, hai Certo, va ragione. bene. Quindi ha deciso di far da. Ok, sì. Ah no, mi sono persa. Ok. Insieme a Piero Bellini lavorano volontariamente Giuliano, E pensionato. beh, questo ormai però. Vabbè, Però questo è recente, del 2012. avrà preso Sì. Peluria. Pensionato Calliope, motore del sito, e Maurizio informatico. E sindaco. Maurizio è di. Ma con Maurizio? C'è scritto Maurizio. È sbagliato. Maurizio Ma informatico. Maurizio proprio mai, Non c'è stato nessuno che lo chiama Maurizio. Va bene, va bene. Ok, e poi no, basta. Basta, Poi beh, è bello, c'è una cosa. sì. Se poi è andato su giornali giornalisti, questo qua. Sì. Non lo sapeva lei. No, non lo sapevo. Chissà quanti poi parlano della sua web TV e magari. Ma ogni tanto mi telefonano con i giornali locali. Ha visto la rassegna giornali No, sinceramente cosa non.